Ah, Camilla, ma... Camilla, amore mio, ma... Ma come? Cara signora, mi manda suo papà, che è tanto preoccupato per lei. Ciao ragazzi, sono venuto a salutarvi. Che schifezza. Hai ragione, Adam. 3 biglietti per lei e per i suoi 2 figli per la Sicilia. Ti sei rotto i coglioni. Ti vado a fare le valigie e poi parto. Sei un infame. Il fatto è che Adamo non c'è e non ci sarà per chissà quant'altro tempo. Ci sentiremo, certo. Ciao. Ha saputo la notizia? Sono saputo. Adamo è di nuovo libero. Come lo caccio io adesso? Come faccio a mandarli? Ma non si preoccupi, signor. Sono nelle vostre mani. I gini della piana ci pensano alla cosa. Sono nelle vostre mani adesso. Grande. Solo voi mi potete. È onesta come quelle di Dio. Non si preoccupi, risolveremo tutto. Perché noi che faremo adesso per il signor De Matteis? Adotteremo una nuova strategia. Ci vuole una nuova strategia. Non si perché Adamo, se no non va più via. Non si preoccupi, non si preoccupi, ci pensiamo noi. Bello sto qua. Però Trenitalia, eh? Fanno un'altra velocità, però guarda che qua. Ma porca puttana. Biglietti, per favore? Ah sì. Mi scusi, mi è servito un po' di cartone. Non fa niente. Capisco voi giovani. Viaggio. Grazie. Ma sa, a me che me ne frega. Ma che me ne frega? Mi ha lasciato, mi ha voluto lasciare, non le interessano le cause degli animali, non sa che l'animale deve prendere il predominio sull'uomo e non l'uomo sull'animale. Questo adesso io ho capito e questo io permetterò. Gli animali sentono Dio più degli uomini e quindi sono molto più intelligenti dell'uomo. Sì, affonderò la mia vita, la mia intera vita nella causa delle pecore. Oh Debbie, ciao, sono Camilla, ti prego vieni al baretto che ti devo parlare urgentissimamente. Ok, a dopo, un bacio. E poi domani te ne pago due, dai. Allora, sul libro ce ne sono già 4 nell'altro. Cosa intendete per una nuova strategia esattamente? Cos'è? Ignazio, una nuova strategia vogliamo sapere. Lo sapete che fra poco ci sono le elezioni. Sì, e quando ci sono le elezioni, Ignazio, che cosa lo sapete succede? Cosa succede quando ci sono le elezioni? Alle case occupate cosa gli succede? Puff! Le sgomberano. Ecco. Sì, signore. Ma perché il segno politico volete dire che sta per cambiare? La tendenza. E quelli dove, speranza, dove vanno speranza. A finire? Ma dove vadano a finire non è affare nostro. A noi ci interessa avere la casa, fare contenti voi e la Masuki. E anche noi, ovviamente. Certo, la vostra telefono suona, aspettate un attimo. Buonasera, sono Rossi di Masuki. Signor Rossi, come sta? Pronto? Io penso che avevo un topo che era il mio unico amico. È morto ieri. Terribile. Già controllato i biglietti? Sì. Sì. Scusi, il suo non mi sembra di averlo visto. Lo faccio vedere. Aspetta che controllo. Ora c'ho questo che è un pezzo del biglietto del signore.
Questo, secondo lei... questo qua. Mi dia i documenti. Vuole possiamo fare il biglietto sul treno. Facciamo il biglietto nel treno. Non si può fumare sul treno. No, l'aspetto. C'è la contravvenzione, lo sa? Vabbè, ma... Guardi, non è neanche acceso. Vabbè, facciamo così. Dove cazzo devi andare? Grazie. Dove cazzo devi andare? Ma non lo so, forse mi fermo a Roma. Forse no, guarda, sono... Cioè, boh, non so veramente dove andare, sono nella merda. Alla tua. Alla tua. Oh, ciao, Barbara. Come stai? Malissimo, mi sono appena lasciata con Ruggero. Beh, tutto questo dramma, tanto mica era tanto tempo, poi non ci vedevo neanche bene. Tutta sta storia dell'ambientalismo, di tutto, mi sta facendo impazzire, non ce la faccio più. Guarda, tu vedi il lato positivo delle cose, no? Fai singolo adesso, fai quello che ti pare. Ma dai, ma lascia me. Ma no, ma fide di una vecchia single come me, si sta troppo bene, guarda, serve. Stai tranquilla, ma ti lascio tutto, insomma. Ma no, è che non ce la facevo più con tutte queste campagne, queste... Ciao. Ah, già ti stai rifacendo, vedo che... Come? Bene? Bene, anche una volta forse. E qui al centro. Che fate? Niente, si sbevazza, no. Si chiacchiera. Non so, aspetta, lì davanti un casino, un sacco di tossici. No! Non sapevo niente. Infatti, avevamo parlato di poter arrivare a delle vie assolutamente rapide e indolore per mandarli via. Che vuole fare, signor Rossi? Che vuole fare? Ora vedremo che cosa possiamo, come possiamo risolvere. Però non si preoccupi, perché in una maniera o nell'altra... qualche cosa si farà, vedrà, qualche cosa si sta muovendo. Ma infatti, ma siccome lì davanti è pieno di tossici, di panca bestia, casino di notte, eccetera, eccetera, noi dobbiamo sfruttare tutte le lamentele del vicinato per farli mandare via. Non si preoccupi, va bene, arrivederci. Che solitudine che mi ispira questo panorama qua. Madonna mia, come mi sento solo, non lo so, non so che fare, sarò solo pure dove andrò a stare adesso, sarà Roma da solo me la guarderò, sempre da solo, ci sono gli animali, sono molto meglio degli uomini, non sono costretto a stare soli come sto io adesso, per una cazzata che alla fine non c'entra neanche niente più di tanto io lì, e devo stare solo. Certo, io capisco, ma senti, ma che ne dici? Perché non vieni con noi? Hai sentito quel discorso che ho fatto prima sugli animali? Sì, sugli animali. Sugli animali che dovrebbero prendere il predominio del mondo perché sono più intelligenti, seguono la natura, sanno sempre cosa fare. Invece noi uomini no. Comunque, hai presente questa cosa? Ti interessa? Vieni con noi. Sì. Io sto andando... Se tu mi puoi dare un posto dove stare per un po'... Sì, ma poi... A me sta benissimo. Molti animali, starai con molte pecore. Ecco. Sì, abbiamo molte pecore da prendere. Vabbè, sì. Mi ha dato. Emergenza. Sì, ti ha dato.